Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, video dei regali e autoregali del mio compleanno, per il mio compleanno. Sono passati più o meno una quindicina di giorni dal mio 35esimo, minchia quanti sono, compleanno. E vi voglio far vedere quello che ho comprato e che mi hanno regalato. Mancano un paio di cose che avevo ordinato a mia zia. Della Flormar arriveranno nei prossimi giorni, di preciso non so quando, quindi poi, visto che già ora sono tante cose da mostrarvi, poi ve li mostrerò in un secondo video. Allora, partirei subito da regalo di zia, di una delle zie. Allora, della Lancetti mi ha preso una borsa deliziosa rosso mattone, non so se si riesce a vedere, è bellissima, è tipo diciamo che ricorda come grandezza una Chanel classica più o meno, non l'ho mai vista dal vivo. Ha la catenella così dorata con la parte che va a appoggiare sulla spalla in credo che sia ecopelle, non credo che sia pelle. Dietro ha una cerniera sempre comoda, di solito ci metto il cellulare o le chiavi, eccetera, e ha questa apertura qua, si spinge e si apre. Dentro è formata da due scomparti separati, di cui all'interno mia zia ha messo altre cose che vi mostrerò tra un attimo. È fatta in questo modo, con le cerniere, quindi molto sicura, mi piace tantissimo questa cosa, e lo spazio sembra abbastanza, ha anche la cerniera qui piccolina. Mi piace veramente tanto questa borsa della Lancetti. C'è anche un riferimento, codice 6363. L'ha presa in un outlet, quindi credo che sia la collezione della primavera scorsa, suppongo, ma è troppo bella, mi piace veramente tantissimo. Visto che ora ve l'ho mostrata, la posso iniziare a sfruttare. Yeah! Non so stasera, ma nei prossimi giorni sicuramente la metterò in uso. All'interno c'era questo borsellino di Blue Girl. Ha questa piccola macchia che credo che sia, non so, forse, oddio, come si dice? Un po' di colla, quindi devo vedere. Fatto in questo modo. Qui c'è la parte con le carte per i documenti. Riferimento. No, non ho nulla. Numeri, solo numeri di articolo. Quindi così. Poi qua ha questo scomparto per le banconote. Se si apre invece da quest'altro lato dove c'è la scrittina, a parte che ci sono già degli spicci che ora prenderò e metterò nell'altro portafoglio. Comunque qua vanno gli spiccini. Piccolino, comodo, di solito il mio è un pochino più grande, quindi magari questo qua lo utilizzerò quando uso le borsette un po' più piccole. E in questo sacchetto cosa c'è? Una collana! Oh, che bella, non l'avevo notata! Mi piace questa cosa che non noto le cose e poi mi trovo con regali extra. È una collana tutto filo di perline, una parte marrone che sfuma poi nel nero. Carina, secondo me quest'estate è scassa proprio. Bella, grazie zia, non so se vedrai mai questo video, ma grazie lo stesso. Aiuto, ok. Poi, regalo che mi hanno fatto gli amici. Sono passati l'idea di bellezza, anche perché una mia amica carissima lavora di bellezza, quindi l'ha preso lei al lavoro praticamente. Mi hanno preso questo cofanetto di Clinique. È il cofanetto Moisturize Favorite, credo che si legga così. Praticamente all'interno c'è, un attimo che lo apro, non vedo l'ora di iniziare a utilizzare questi prodotti, dentro fatto in questo modo. C'è ovviamente la pochette sempre comoda e anche imbottita, vabbè, sempre comoda. Poi c'è il All About Eyes, famosissimo da... Quanti ml sei? Non c'è scritto. Com'è possibile che non c'è scritto? No, da 5 ml, quindi il contenitore piccolino. Poi c'è
Moss Ring Surge, quindi la maschera idratante Nuit, quindi la crema notte dovrebbe essere, vediamo in italiano, maschera idratante da notte. Io di solito non uso le prodotti da notte, creme da notte, ma visto che c'è inizierò a utilizzarlo, non vedo l'ora. Questo da quanti ml è? Da 30 ml, comunque una confezione discreta. E poi c'è la super confezione di Moisturizing Surge e la crema, quella 72 ore di idratazione. Tutto in italiano, perché non mettono mai l'italiano subito? Crema gel 72 ore, è quella crema che va bene, benissimo per il viso ovviamente, per le cuticole e anche per le punte, dei capelli. Non vedo l'ora di iniziare a utilizzare questo bellissimo cofanetto. Che bello, mi piace tantissimo. Poi, scusate il caos, ora vi faccio vedere tra gli autoregali quello che amo di più. Allora, è un paio di scarpe, le ho trovate da Scarpe Scarpe. Avevo visto questo paio di scarpe a inizio stagione e me ne ero innamorata. Mi dicevo, no, il prezzo, perché comunque costano 79,90€, è un po' alto, fra un po' arrivano i saldi. Ai primi saldi sono arrivati al 30% e ho detto no, 30% è ancora poco. Dopo un po' mi è arrivato un extra sconto dal 30 ad un'aggiunta del 20% e non riuscivo ad andare da Scarpe Scarpe, mi stavo mangiando non le unghie ma i gomiti, che è impossibile. Dopo neanche una settimana rientro per sfizio da Scarpe Scarpe perché c'è sia Essence che Catrice, volevo vedere un pochino di novità. Mi sono fatto un giro tra le scarpe e l'avevano messo al 50%. Non mi ero portata dietro neanche il bancomat, ho detto vabbè, poi passo fra settimanalmente, ho visto che c'erano 2,40 e me le vengo a prendere. Quando torno da Scarpe Scarpe dopo un paio di giorni, vado alla cassa con le scarpe in mano, la ragazza mi fa: se acquisti un altro paio di scarpe, su entrambe c'erano anche altri tipi di promozioni, su entrambe c'è un ulteriore 20%, quindi da 80 euro iniziale l'ho presi a 32 più o meno. Allora, sono della Milano Fashion School per Scarpe Scarpe, la Revival Collection, e ora ve le faccio vedere, finita la suspense. C'è anche, vabbè, vari cartoncini, cartoncelli. Eccole qua! Ho fatto una vocella strana, il mio cagnolino me li è saltata in aria. Eccole qua, sono delle décolleté molto aggressive, con un bel tacco alto, queste sono quasi 13 cm. Una para alta con tutte borchettine, 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 e su hanno questo incrocio sulla caviglia, sempre borchiato. Dietro è abbastanza alto, quindi non sfugge il piede, anche perché avendo il due laccettini comunque deve essere un po' più alto. Non troncano la figura, sono bellissime. Un'altra cosa che adoro è che all'interno, cioè non si vedrà mai perché non è la sola esterna, ma la parte qua rossa, sono bellissime, vi giuro, quando le ho viste la prima volta ho fatto gli occhi a cuoricino, mi sono detto no, sono troppo alte, no, costano troppo, però a 32 euro non le potevo mollare, sono troppo belle. Quindi le adoro, le ho desiderate tipo per 6 mesi e quindi sono il mio autoregalo preferito di sempre. Ho dato un'unghiata nel mobile. Proseguendo, mia zia in questo negozio di pelletteria, in un quartiere dove abitavo prima,
mi ha preso una cashmina, un foulard gigante, leggero, quindi primaverile, dai colori molto vivaci, è enorme, a parte che è largo, ma è pure lunghissimo. Aiuto, mi piace tanto. C'è questo bel giallo, poi ci sono i fiori, c'è l'arancione, c'è dell'azzurro, c'è del marrone, veramente molto carino. Poi come lo vuoi più far vedere i colori, riesci, perché comunque sono a fili, diciamo. Poi c'è un po' di maculato, veramente molto carino, mi piace tantissimo. Poi sono passata da Sephora durante i saldi e ho preso, era in offerta della Collistar, era il 40%, il kit per sopracciglia impeccabile, cioè la cera modellante e la polvere colorata. Ovviamente ho preso la colorazione più chiara, la 1. La confezione con quelle classiche di Collistar. Voglio farvi vedere giusto dentro come è fatto. La cera e la polvere, e sotto questo è lo specchietto ovviamente, e sotto ci sono i due pennellini per applicare e per sfumare il colore. Ora lo metterò in utilizzo, anche perché la polvere di Essence che comprai tanto tempo fa, il kit ormai è concluso, devo semplicemente finirlo e poi inizierò a utilizzare questo. In più io comunque adoro la matita per il giorno, le polveri, le sfumature eccetera, quindi le vado a fare più che altro per i trucchi un pochino più impegnativi, quindi quelli serali. Poi sono passata da acquasapone, sì, è uscita la nuova linea bio di Garnier e ho preso questo tonico perfezionatore all'olio essenziale bio di timo e acido salicilico per pelli miste. Voglio provare, me ne è venuto sfizio e ho deciso di comprarlo. La linea comunque prevede, mi sembra, creme mani, creme viso, non prevede crema occhi perché quella la stavo cercando, e forse un detergente. Sono curiosa di iniziarlo a utilizzare. Poi mi hanno dato un campioncino come regalino della L'Oreal, l'acqua micellare detergente delicato viso, occhi e labbra, rimuove il trucco e lenisce senza strofinare, senza risciacquo, anche se io le acque micellari, come qualsiasi tipo di prodotto per la detersione, lo vado sempre a risciacquare. Senza profumo, pelli secche e sensibili, 30 ml, sempre comodo, e così almeno uno prova dei prodotti. Poi sono passata in un altro negozietto, il Suiki, sì, è un derma shop, non c'ero mai entrata, poi l'ho notato, ho fatto beh, proviamo ad entrare, vediamo un po' che ha. È una specie di acqua e sapone, eccetera, con buoni prodotti, quasi sempre i soliti che si trovano in tutte le profumerie o negozi tipo acqua e sapone, con dei prezzi buoni, non troppo alti. Diciamo che come media di prezzo, intendo, è un pochino sotto, non so se conoscete, acqua e sapone. Quindi mi ha interessato, mi ha incuriosito, e ho preso allora un prodotto, salviettine per pulire il pelo del cagnolino che ho già messo in utilizzo e a me lì piacciono tantissimo, sono della Real Friends, carini, profumano. Poi ho preso questa crema della Podovis, benessere di piedi e gambe. La linea Callosità è una crema pomice, praticamente alla crema pomice ha i microgranuli di pietra pomice che aiutano a fare uno scrub, tra virgolette, alle parti dure del piede. La confezione è adorabile, sono 100 ml e poi c'è la forma del piedino, è bellissima! Con pietra pomice e alga rossa oceanica. Da provare, questa l'ho pagata 4,59 euro. La stessa crema l'avevo vista da sempre acqua e sapone e costava sopra i 5 euro, 5,5 euro forse. E poi ho preso questa marca, non l'avevo mai sentita, Naturel. È una crema mani ipoallergenica, idratante, protettiva con estratti di aloe vera,
rispetto alla salute e l'ambiente ed è certificato ICEA con materie prime di origine naturale 75 ml, pagato 99 centesimi perché era in offerta. Di questa linea c'erano diversi, c'ho una ciglia che mi dà fastidio, c'erano diverse creme mani con più o meno idratazione protettiva eccetera. Alla fine io adoro l'aloe vera e quindi ho preferito prendere questa. Ora li metteremo in uso, vediamo un pochettino come sono. La crema mani tra un po', perché sto ancora utilizzando quella che ho comprato, che ho messo in uso da poco. Poi le cosine che avevo ordinato a mia zia, di cui mancano le ultime cose che arriveranno prossimamente su questi schermi. Allora, le avevo chiesto la lozione rinfrescante per le gambe della Stenom, che io utilizzo da 20 anni forse. Mi trovo benissimo, è un prodotto che ti aiuta a dare una sensazione di leggerezza alle gambe appesantite dal calore eccetera. In estate la tengo in frigorifero e mi aiuta tantissimo, mi piace tanto, è veramente una crema eccezionale. Vi lascio giù nell'info box la recensione di questo prodotto, perché già l'ho utilizzato tante tante volte, quindi già c'è una recensione sul mio canale. Poi della Flormar le avevo chiesto un'altra cosa, lei ha sbagliato, mi ha preso un'altra cosa, tanto quella me la prenderà lo stesso. Praticamente avevo chiesto il top coat e lei mi ha preso il base coat, vabbè non fa niente. Comunque Flormar Calcium Gel è il base coat in italiano. No, niente, il base coat con calcio, credo. Calcium, dovrebbe essere calcio. Sì. E poi mi ha preso una maschera. Questa è una maschera con le perline in gel e si può utilizzare sia con il caldo che con il freddo. È rivestito di un tessuto, le perle hanno un effetto sia caldo che freddo, quindi tenendole in frigo, in congelatore, aiutano a sgonfiare eventuali borse, occhi gonfi eccetera. Con il calore invece rilassa la muscolatura e stende ovviamente le rughettine. È bellissima, voglio aprirla per vedere come, perché non l'ho ancora aperta, l'ho messa da parte e non l'avevo ancora aperta. Dai, ma sei carinissima. Ah, questa si può utilizzare anche poi come maschera notte. Sì, bella. Devo diventare super young. Ok, mettiamo dentro un pochetto a posto. Poi ho ordinato su eBay, giù nell'info box vi lascio il link, questo shampoo secco della Batiste. Sentì la recensione di Miss Creamy Creamy Daniela ed era il suo prodotto preferito come shampoo a secco e ho voluto provarlo. Ah, non testa sugli animali, non sapevo. Su Amazon aveva un prezzo relativamente eccessivo, questo per le bionde, e non riuscivo a trovare. Praticamente l'unica cosa che conveniva era comprare il kit a 3, però non sapevo come fosse il risultato, quindi almeno volevo una sola confezione per provare, eventualmente poi un secondo momento compro la confezione grande. Questa l'ho pagata 10,72 euro. Proveremo, vediamo un pochettino se mi aiuta con, e per evitare ovviamente, tipo, io di norma gioco la domenica pomeriggio, però il sabato ovviamente mi faccio lo shampoo, mi sistemo eccetera, mi scoccia rifare lo shampoo la domenica, non è passata neanche una giornata, quindi vorrei che con un prodotto del genere vorrei saltare almeno shampoo troppo troppo frequenti. Poi cosa c'è più? Una provina di profumo della IAP. Me l'ha dato zia questo campioncino numero 40. Vabbè, proveremo. Poi. Ah, sono passata da sempre scarpe, uno dei miei giri quando cercavo le scarpe, eccetera. E ho comprato della Catrice questo gel, questo smalto per unghie della linea Hello. Credo che sia la linea
Aiuto, sto morendo con questa ciglia nell'occhio. Non voglio sbagliare, non so se era la linea, la limited edition di questa fine inverno. Vabbè, comunque, è uno smalto trasparente stracolmo di glitter multicolor sul bianco. La numero è il 59, Keep Me, I Am Cute. Ding! Proveremo. E poi ordinai le lentine a mia sorella sul sito lentiamo.it e sempre per la loro politica dei bonus eccetera ho preso un'altra maschera, quindi ora ho due maschere con le palline in gel. Questa è blu, l'altra è rosa. È deciso che devo distendermi, non devo essere più troppo nervosa, nervosina. Abbiamo terminato? Sì, credo di sì, credo di avervi mostrato tutto nell'attesa delle ultime cose che avevo ordinato a zia. Se ti ho fatto compagnia con questo video, mi raccomando, dammi un bel sostegno con un pollice in su. Se ti va, iscriviti al mio canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!